Nonno, guarda la mia nuova ricerca per la scuola. Una nuova ricerca per la scuola? Vediamo. La ricerca scientifica, eh? La ricerca scientifica per giovani zebre in 4 semplici fasi. 1. Scegliere il soggetto dell'esperimento. 2. Osservare attentamente il soggetto. 3. Annotare tutte le osservazioni. E 4. Quattro? Analizza quello che hai trascritto e di quello che hai imparato. Sì, tutto qui. Sono diventato un vero scienziato, nonno. Non ci sono dubbi. Allora, signor scienziato, è il momento di iniziare a lavorare. Con la fase semplice. Numero 1. Scegliere il soggetto dell'esperimento. Avrai un compito di scuola. Quello non è un compito, quella è plastilina. No, è un compito a casa. Pensavo che avresti potuto aiutarmi. Beh, certo che posso aiutarti. Io amo la plastilina. Vieni, andiamo in camera mia. Grazie per l'aiuto. Tornerò più tardi nel pomeriggio, va bene? Ci vediamo dopo, signor Zoe. La fase semplice 1 non è semplice per niente. Xavier corre a un ritmo sostenuto. Sono stanchissimo. Trovato! Lo sbadiglio. Il tema della mia ricerca sarà lo sbadiglio. Fantastico, è una gran bella idea, Su. Nessuno sa di preciso cosa causa lo sbadiglio. Forte! Sei bravo a modellare la plastilina. Grazie. Fai qualcos'altro. Veramente l'ho fatto per te e per il tuo compito. Oh, devo realizzare con la plastilina il mio oggetto o animale preferito. Bene, e qual è la tua cosa preferita? I pirati. I pirati? Sì, facciamo una nave dei pirati, dai. Potrebbe essere un pochino difficile. Beh, però mi piace anche la torta di mele. Mi sembra decisamente più facile. Possiamo farli tutti e due? Cioè, in realtà mi piacciono anche i gattini. Insomma, vorresti un gattino che mangia una torta di mele sopra una nave dei pirati? Sì, è un'idea stupenda. Zach, stavo scherzando! Che ne dici di una nave spaziale? Adoro le navi spaziali! Zach, non c'è abbastanza plastilina per fare tutto. Possiamo modellare solo una cosa. La tua cosa preferita, capisci? Oh, ho capito. Una macchinina! Una macchinina? Buona idea, non è molto difficile. Tieni, comincia tu. Credevo che volessi aiutarmi. Infatti, ma devi provarci anche tu. Questa è la mia scheda delle osservazioni. Qua sopra annoterò il momento degli sbadigli, il luogo e la durata dello sbadiglio. Credo che tu abbia bisogno di qualcuno che faccia la cavia da sbadiglio. Sì, grazie nonno. Chi vuole fare l'esperimento? Io? Io? Oh, 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 conta su di me! Posso essere la prima? Ehi, sembra una cosa divertente! Ottimo, possiamo cominciare! Guarda, anche Poca ha intenzione di collaborare! Sta venendo bene! La ruota. Oops. Ta-da! Tutte le macchine che ho visto io hanno 4 ruote. E le ruote hanno tutte la stessa dimensione. E sono meno ovali, non hanno questa forma tipo quella di una... di una patata. Su, fammi vedere come si fa, ti prego! Va bene, ci provo. Oh! Riesci a farne un altro uguale? Io ti ho mostrato come si fa. Ora devi proseguire tu. È il tuo compito di scuola. D'accordo, ci proverò. Bella, questa è venuta bene. Ora devi farne altri due. D'accordo!
E ora attaccale all'auto. Oh. Devi solo schiacciarle un po' più forte. Oh. Non così forte, però. Cosa preferita è la patata. Già, infatti così sembra proprio una patata. Sì, perfetto. E mi puoi aiutare a spostare il mio tavolino da studio? Ecco qua, questo è il posto ideale per osservare gli sbadigli. Papà! Sto arrivando. Pronto per il test? Pronto! Non ti viene da sbadigliare, papà? Non ancora. Forse non sei abbastanza comodo. Pronto? Sì, Xavier. Oggi? Oh, va bene. Sì, tranquillo, arrivo in un attimo. Scusa tanto, Su. Ho dimenticato che avevo promesso allo zio Xavier di aiutarlo in negozio. Ok, papà. Zack, scegliene uno. Che cosa sono? Stampini per biscotti. Sarà più facile fare degli oggetti. Forza, prova! Il granchio. Non era difficile. Non me l'avevi detto che ti piacevano i granchi. Sono molto buffi, vero? Cla, 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 cla. Salve, io sono un granchio pirata gigante e provengo dallo spazio. Mi piacciono le torte di mele. Ciao, uccellino salterino. Come ti chiami? Quanti sbadigli sei riuscito a studiare? Hai finito la ricerca? Sai perché le zebre sbadigliano? Nessuno sbadiglio, nessuna risposta. Oh! Io e il nonno ci siamo impegnati tantissimo per tutto il giorno. Già, e ora sono stanco. Anch'io, e molto. Oh. Ehi, ho sbadigliato! Sul serio? Com'era questo? Grandioso, grazie. Oh, non così veloce. Un momento! Aspettate, uno solo! Ora hai molti sbadigli per la ricerca. No, perché ho annotato solo quello del nonno. E uno solo non è sufficiente per passare alla fase semplice 4. Analizza quello che hai trascritto e di quello che hai imparato. Oh, non preoccuparti. Possiamo provarci anche domani. Non è necessario. Io, Su, lo scienziato, forse non ho scoperto perché le zebre sbadigliano, ma ho imparato qualcos'altro di scientifico. Gli sbadigli sono contagiosi. Sì, è così. Sicuro che il tuo animale preferito sia il granchio? Il granchio dovrebbe andare bene, spero. Oh, non abbiamo più tempo per fare qualcos'altro. Ma Su, io adoro i granchi, davvero, guarda. Clac, 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 clac. Il tuo maestro sarà contento del lavoro che hai fatto. Ciao a tutti! Sono tornato! Salve, signor Zoe! Arriviamo! Allora, com'è venuto il lavoro di Zack? Beh, io ho cercato di aiutarlo. Ma non credo che vada bene.
Siamo stati bravissimi! Non è vero! Ti ho aiutato a fare qualcosa che non è la tua cosa preferita. E così non hai fatto quello che dovevi. Oh sì, invece, ecco! Che cos'è? So che ti piacciono molto le patate, ma... ma questa non è una patata, papà! È la cosa che preferisco di più! Alla fine ho capito che cos'è. La mia cosa preferita è quella che fa sorridere le persone. E allora ho fatto un sorriso, guardate. Oh, è quello che preferisco anch'io. Bel lavoro, Zach. Che ne pensi, su? Io penso che sia bellissimo. Non sarei mai riuscito senza di te, su.